Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Max Heidegger. E grazie di essere qui, grazie a coloro che ci seguono tramite i social network dell'Umana Reie. Come di consueto do la parola al presidente Federico Casarin per l'apertura. Beh, intanto grazie, mi scusi in anticipo per l'uscita prematura della conferenza, ma ho un impegno inderogabile, non posso mancare. Sono qui a presentare Max. Max, intanto ringrazio Max per aver accettato la nostra proposta. Ricordo magari qualcuno che è più affine alle nostre vicissitudini, è stato un giocatore che abbiamo cercato anche in estate. È un giocatore che ci piaceva, conosceva il nostro coach Neven Spacchi, quindi era un giocatore che avevamo valutato e purtroppo all'inizio non siamo riusciti a far sì che questa operazione andasse a buon fine. Siamo molto contenti del suo arrivo, che abbia accettato questa nuova proposta, una proposta che ci rende grande soddisfazione. Siamo convinti che possa essere un giocatore ideale e giusto per questa squadra, un giocatore che ci può dare una dimensione e una tipologia diversa. Quindi già anticipo una domanda prevista che magari Michele Contessa mi potrà porre, quella sì, è un giocatore che farà un finale di stagione, ma c'ha anche una contrattualizzazione, come abbiamo già espresso in altre volte, che quindi potrà essere anche prolungata nel tempo e quindi sarà una durata un po' più lunga. Siamo contenti e ci auguriamo adesso di poter vedere finalmente la squadra completo già dalla partita di Varese. Grazie. Bene, a parte la domanda di Michele, se ce ne sono altre. Io te la chiedo, Federico, ma esula un po'. Allora, riguarda il discorso che era di Caboclo, quanto avete detto voi ieri, qual è la risposta del Partizan? Parlano di una cifra che loro hanno versato senza specificare. Sì. Ecco, se puoi dire o chiarire qualcosa. No, già oggi un giornale è stata riportata ed è stato espresso anche da parte nostra per quanto riguarda la cifra che è stata versata, tra virgolette, era una cifra che non era considerata un buyout, ma è considerata una penale su una ulteriore formalizzazione del contratto che poi sarebbe stato depositato. Quindi questa era la nota. Per quanto ci riguarda, quello che abbiamo espresso nel comunicato di ieri è quello che è il nostro pensiero. Chiaramente sappiamo che ci sono altre sedi di giudizio, intanto prendiamo con grande soddisfazione e con grande, tra virgolette, serenità la decisione che ci ha visto anche partecipi e chiaramente con grande soddisfazione ricevere questo valore aggiunto e questa possibilità dell'arbitrato. Sappiamo e siamo convinti di aver operato nel giusto, come abbiamo sempre fatto in questi anni, di essere sempre stati credibili nei nostri contratti e nel modo di operare. Quindi questo ci dà, come ribadisco e sottolineo, grande soddisfazione. Quindi però adesso ci saranno altre sedi, altri momenti, il nostro gruppo di avvocati, di legali continueranno questa idea che non è solamente, ho espresso, una valutazione da una società protagonista, che in questo caso è Reie, chiaramente di questa situazione, ma io penso che sia anche qualcosa importante per altri club e anche per i giocatori stessi, perché un contratto è un contratto e deve essere rispettato in tutte le forme. Grazie. Senti, quale sarà il futuro di Barry Brown? Barry Brown chiaramente è sotto contratto con noi, cercheremo di trovare una soluzione che possa essere la migliore soluzione possibile per lui e chiaramente anche per noi. È stato un giocatore che ci ha dato tanto, ha lavorato con intensità, con grande professionalità, si sta continuando ad allenare ed è stata una scelta condivisa sia dalla parte nostra che dalla parte sua, chiaramente perché c'era la necessità e la volontà di poter trovare una soluzione diversa. E auguriamo a lui il meglio e cercheremo di trovargli il meglio, perché come persona, come giocatore, merita tutto il meglio. Bene, se non ci sono altre domande, ringraziamo il presidente Casarin. Grazie Federico. Grazie a voi. Grazie. Ciao Federico. I will translate you later everything. Okay. Thank you Max to be here. First question is mine. What about first days in Venice, your feelings, your happiness to be here? Yeah, everything's been great so far. You know, all the guys have been really welcoming. I've spoken to Coach Neven in the summer, and now, you know, the president obviously has been great in welcoming me in. Everybody getting me here is as quick as possible. It's been great so far. Obviously, it's a quick turnaround, and it's a little tough the first couple of days learning the plays, you know, medicals, everything. But you know, everyone at the club's been great. Players, coaches, staff, everyone. I've been happy to be here so far.
Sì, ha raccontato la sua felicità di essere qui e soprattutto la grande accoglienza che ha ricevuto da parte del club, da parte del presidente, di tutti i dipartimenti e non per ultimo i compagni di squadra. Lui aveva già parlato con coach Neves Pacchia quest'estate e quindi sapeva già un po' di che cosa potesse aspettare, però è stato veramente un impatto magnifico. Ovviamente i primi giorni sono stati un po' tra il jet lag e insomma le visite mediche, un po' tutta una piccola corsa contro il tempo, però insomma è molto contento di essere qui. Prego, do a voi la parola per le domande. Ciao, benvenuto. Ciao. Li hai visti giocare in Coppa e adesso i primi allenamenti, ti sei già fatto un po' un'idea o comunque proprio a livello di gioco, a livello tecnico, cosa hai visto? Since you already seen live your teammates playing Eurocup, what are your opinion on the team and your teammates? I mean, they told me originally when I came into that, like the other night was one of the first games that everybody was healthy. But you know, I think watching it, you know, I think we can be really, really good. You know, obviously Rajon's super talented. You know, Kyle obviously played amazing the other night, shooting the ball. You know, I think we have the pieces to be really good. And you know, even coming here when I spoke to them, obviously, you know, we still want to try to make you know, the Euro Cup top six, and then, you know, try to go for you know, for an Italian title. So that was one of the things I came here. But I think, you know, really talented. I think we can work together well. You know, I'm just excited to, you know, get in a rhythm and you know, get back in shape fully and you know, get out there. Credo che la partita in Eurocup abbia dimostrato come insomma questa squadra con tutti i pezzi possa essere una squadra competitiva, e appunto quando tutti i giocatori sono in salute. Ovviamente Kyle Wilcher ha fatto una grande partita, Rajon Tucker altrettanto, ma insomma tutta la squadra ha giocato bene. Credo che la squadra ha dimostrato di essere appunto di avere giocatori molto forti e di voler ancora competere per questo torneo, di provare a entrare nelle migliori sei squadre, perché questa è una società che, come insomma mi è stato detto e so che vuole sempre lottare per competere, quindi vogliamo provare a fare qualcosa di importante anche in campionato. Quindi è una squadra di talento che però ho visto che sa già stare molto bene assieme e sono entusiasta di poter dare il mio contributo. Ovviamente mi serve un po' di tempo per tornare in ritmo, in forma fisica, per aiutare al meglio la squadra. E passo. Ciao, benvenuto innanzitutto. Ti volevo chiedere, visto che lo conoscevi già, coach Neves Pacchia, cosa pensi di lui come allenatore e come persona? E seconda cosa, il numero che porterai sulla divisa, se ti lega qualcosa di particolare a questo numero? First of all, your relationship with Neves Pacchia, and what about your number, your jersey number, if it is meaningful to you? I mean, like I said, I talked to coach in the summer and, you know, liked him a lot. Obviously, I ended up staying home for a little bit, but so far it's been really good. He's been trying to, you know, push me in as quickly as possible. He's been super communicative about, you know, what he wants me to do, my role. Obviously, you know, he expects a lot, which he should. But I mean, it's been great with him so far. It's one of the reasons I came. And the number, I've worn a couple like in my career. The other two were taken already, so I just landed on that one. But yeah, I played with it in Germany and a couple other places. So I was like, if those two are taken, then I'll take this one, basically. Sì, è una persona, un coach che mi piace molto, e ovviamente sin dai primi giorni insomma mi sono trovato molto bene con lui. È una persona molto comunicativa e insomma mi ha già spiegato in maniera importante quale sarà il mio ruolo e cosa vuole da me. Ovviamente si aspetta molto da me e sono contento che sia così, e sicuramente lui è una delle ragioni per cui io sono qui. E per quanto riguarda il mio numero, il 3 è uno dei tre numeri che ho avuto in carriera, gli altri due erano occupati, il 3 l'avevo già vestito in Germania in un altro paio di occasioni, per cui ho preso questo. Senti Max, intanto benvenuto, ti volevo chiedere com'è la tua condizione in questo momento e poi cosa pensi del nostro campionato, anche se non hai mai giocato, però hai giocato in altri campionati europei, cosa pensi della Lega Italiana? Welcome to Venice, your physical condition, physical shape, and what do you think about the Italian championship? Right.
Yeah, obviously I was playing up until like a couple of weeks ago, so you know, went home for Christmas and you know, took a little bit of time off, but you know, when you haven't played a game in a couple of weeks, it'll, you know, take a week or two to get in, you know, full condition, but not bad shape, but you know, not it's not like I played my last game yesterday. And what was the second part? What do you think about the Italian championship? Oh, I mean, I think it's good. Obviously, I played a couple teams in the past in different like European competitions, but you know, of course, I haven't played here domestically yet. But you know, I think it's good. Obviously, there's a lot of talented teams. You know, but I think we're right up there with you know the best teams if we're doing what we should do, have everybody healthy, and you know, clicking on the same wavelength. You know. Sì, ho giocato l'ultima partita 2 settimane fa, poi prima di passare il Natale a casa e prendermi qualche giorno di pausa. Credo che ci vorranno un paio di settimane, non voglio dire che sono fuori forma, ma insomma per essere al 100% mi servirà questo tempo, perché insomma, penso di poterci lavorare e raggiungere la forma fisica perfetta. Devo dire che il campionato italiano ho sempre avuto dal mio punto di vista una grande reputazione. In passato ho giocato qualche partita contro squadre italiane, c'è tanto talento in Italia, però noi vogliamo diventare una delle squadre migliori di questo campionato, e credo che con tutti i giocatori in salute lo potremo fare. Facciamo un'altra domanda io. Le tue caratteristiche migliori come giocatore, se ce le spieghi? Le tue migliori caratteristiche, your best skills and features as a player? I think obviously, like, especially can bring in this team. Like, I can play both positions, you know, I always played the one and the two. Shooting, I think I can help us out a lot. It's something I did with my career. Basketball IQ, you know, and just like, I think having another player, like, I can add some depth to the team, but I think just, you know, distributing, shooting, helping defensively, IQ wise, stuff like that, you know, I think will help us out a lot, especially as, you know, I get the system and, you know, how we play and how we defend and stuff like that. It's always, you know, coming mid-season is always a little tough, but yeah, I have experience with it, so I'm not too worried about it. Sì, sono un giocatore che può giocare due posizioni, posso giocare da numero 1 e numero 2, so tirare, una cosa che ho sempre fatto in carriera, posso portare anche quoziente intellettivo di pallacanestro, quindi qui posso portare difesa, quindi tirare, distribuire per i compagni, sicuramente devo entrare in sintonia col sistema. Devo imparare, insomma, come giochiamo in attacco e difesa, entrare in stagione iniziata è sempre più difficile che iniziare, però non è una cosa di cui sono preoccupato, sono concentrato molto sul lavoro e poi imparare questo sistema. Prego. Ecco, ciao. Che legami hai ancora con l'Austria? E visto che era tuo papà, se hai mai pensato a sciare? Mm-hmm. Can you tell us something about your bonding with Austria? And since your father is a skier, if you ever thought about this might be your, would have been your sport? Yeah, I mean, I'm sure he wished that I would, but you know, growing up most of my life in LA, it's not too easy. It's not like you know, in Tirol and stuff like that, where you can just go to the mountains anytime. But yeah, I actually this summer I went back to Austria. And you know, my dad's whole family's still there, and you know, have a deep connection there. And actually, that was one of the big reasons too why I came here. You know, my dad can visit, and my whole family's there. I think he told me it's like a 2-hour train ride or something like that. So whenever we get some days off, I can go back and you know, see my family and stuff like that. And yeah, but you know, I still ski every now and again. It's hard to do with the basketball season because it conflicts. But yeah, I wish too. Sometimes I have a lot of fun skiing, so I wish I would have done it more when I was very young. But yeah. Sì, domanda era sul fatto se ha legami con Austria e con lo sci. Sicuramente il papà avrebbe voluto che lui diventasse uno sciatore.
però insomma, essendo cresciuto in un posto dove non ci sono tante, tante montagne, era più difficile, anche se lui in realtà ha sempre sciato e in estate, soprattutto quando può, va sempre in Austria, lì ha tutta la famiglia, per cui ha un legame molto, molto profondo. E diciamo che una delle ragioni per cui gli fa piacere essere qui è proprio anche la vicinanza con casa, per cui la sua famiglia può venire a vedere le partite, insomma, ci sono 2-3 ore di macchina, e lui eventualmente può andare a trovarle quando magari ha qualche giorno off. E sì, è una cosa che l'ha sempre divertito sciare, purtroppo adesso che fa il giocatore di basket fa più fatica, però insomma è una cosa che quando può, insomma, cerca di fare.